Amici carissimi del canale Lupus The Second Side, ben ritrovati all'interno del canale ed oggi ci ritroviamo su Little Hope e riprendiamo da dove ci siamo lasciati, ma come potete ben notare la risoluzione del video è migliorata graficamente perché abbiamo acquisito per l'appunto un nuovo monitor, quindi adesso avremo una qualità grafica superiore ai 1080p, quindi al Full HD. E quindi da ora in poi tutti i video gameplay li potremo godere con una maggiore qualità, il che non fa male. Ma siamo all'interno di questo mondo dark, questo mondo fascinoso. Dobbiamo trovare a quanto pare un cavo. Un cavo per collegarlo al telefono. Mi pare che da queste parti Coraggio, non ci fosse. sento che troveremo qualcosa. È facile a dirsi. Bisogna vedere se. Sì, queste cose qui mi pare che già le avevamo esaminate l'ultima volta, l'encomio, famosissimo. Ecco, vedo che c'è qualcosina. È staccato. Quindi non ci serve a una cippa lì. Che cos'è? Minchia, ma perché fate... Ma perché? Serio. Che facciamo? Rispondiamo. Ci Direi penso che io. pensi. Fa attenzione. No. Tranquillo, professore. Arriva lui, spavaldo. Di chi si tratta? Una donna. Sembra molto agitata. Chiunque sia, falla ragionare. Se si agita, non otterrai nulla. Qualcuno qui non vuole che Giusto? emerga. Perché sei così agitata? Riesci a spiegarmi qual è il problema? Ma sono apparsi un uomo e una donna davanti a me. Ero spaventata, non li avevo visti arrivare. Non li conoscevo. Gli abiti e il linguaggio. Vienimi incontro, spiegami che è successo. Ok, calma, non ti agitare. Puoi dirmi almeno dove ti trovi? Non siete mio marito! Non potete darmi ordini! Se Allora perché sperate nel chiamasti? Lasciami andare! Porca miseria! Vieni, piccola. Desidero parlarti. Se rivelerai il nostro segreto, la dannazione eterna sarà la tua condanna. Posso fare affidamento su di te, allora? Se Le mie labbra non insisti. proferiranno parola. dirai qualcosa o farai accenno alle altre questioni, verrò a prenderti nel cuore della notte più buia per infliggerti il castigo più Prego, atroce. reverendo, iniziamo. Abbiamo atteso fin troppo. Torna da loro. Delicatissimo, eh? Prego questa corte, l'esimio giudice Wyman, di non lasciarsi ingannare dal biasimo dell'imputata. Il diavolo è maestro di inganni. I suoi adepti ostentano innocenza. Non hanno alcuna scelta. Dichiaro davanti a Dio la mia innocenza verso le accuse Fa rivoltemi. silenzio, Amy. Che cosa possiamo fare? Stiamo in silenzio. Non facciamoci sentire. Lasciamo che vadano avanti. Vediamo che succede. Col dovuto rispetto, reverendo, dubito che i miei concittadini, conoscendomi, si pronunceranno contro di me. Sanno chi sono. Conoscono la mia rettitudine. Non mi lascerò certo irretire da questi inganni. Il demonio può trovare rifugio dove meno lo La mia aspettiamo. consorte non è una pedina del diavolo. Chiedo Praticamente. venia a questa corte, ma ve lo ribadisco. Mia moglie non è colpevole. Chiedo umilmente a questa corte di non prestare alcun ascolto alle parole di un uomo sul cui focolare grava il fetore dello zolfo. Cose pesanti, eh?
cuore. Giudice, chiedo il permesso di concludere la seduta senza indugiare, onde evitare che le forze del male possano di fatto volgere il processo a loro favore. No! Mary? Mary, sorella, che succede? Ma cosa... Non ti immischiare. Che cosa hai fatto a questa bambina? Hai costretto una creatura innocente a un patto col diavolo. Questa piccola è posseduta. È di certo opera tua. Ma da chi? È falso, reverendo, perché vi ostinate ad accusarmi? Lo vedremo chi afferma il vero. Amy, imponi le mani su Mary. Verifichiamo che accade. Se ho ragione, come penso, il tuo tocco la libererà da ogni male. Che cosa ti turba? Non può essere altrimenti se le hai fatto un sortilegio. Non credo di poter sopportare oltre. Ormai manca poco tempo. Non ti trovo in pericolo. Loro sono qui tra noi. Loro sono qui tra noi. Ma che? No. Posizione delle mani, con la sola imposizione. Quali altre prove sono necessarie per comprendere che il diavolo è al Little? Pregate, presto! Sarà svenuta. Il diavolo aleggia nella stanza. Salvatevi, fate appello al Signore. Ma l'ha fatta apposta! Ma non ci sto credendo. Sta bambina. Che diavolo era quello? Era reale o no? Ma non si fanno più i processi alle streghe. Erano diffusi soprattutto 300 anni fa. Che cosa abbiamo visto allora? Come ho detto, io non ho una spiegazione plausibile. Quando la bambina ha avuto quella specie di crisi, secondo te cos'è successo? Conosco la ragazzina. L'avevo già vista nel bosco con Angela. La donna, la mia sosia, a cosa va incontro se dichiarata colpevole? A Little Hope le sentenze per le streghe riconosciute tali erano sempre brutali. Morti violente, affogate, impiccate, bruciate. Spero sia, solo? O fosse, ritenuta innocente. Molte volte le accuse erano infondate, sostenute da qualche rivale o da qualche ficcanaso bugiardo, come quella bambina. Persone che traevano un morboso piacere ad avvelenare la comunità. È solo una bambina. Ma dai, è solo una bambina. Non si renderà conto di quanto è grave la situazione. Si rende conto e come di quanto è grave. Comunque la donna accusata, Angela versione 2, beh, si è accorta di noi. E... non sembrava l'unica. Sì, ho notato. Ci hanno sicuramente visti. Una bambina che ci vede comparire dal nulla. Pensa alla stregoneria, soprattutto una dell'epoca. Puoi giustificare quella ragazzina quanto ti pare. Io continuo a non fidarmi di lei. Prova a capirla. Noi stessi non sappiamo spiegarci l'incontro. Come puoi pensare che per una bambina di 300... La donna, la mia sosia, era disperata, quasi traumatizzata. Sì. Uno spettacolo davvero penoso. Magari ti ha sconvolto perché quella donna ti ricorda Angela? Certo, in una situazione del genere non puoi restare impassibile vedendo qualcuno che conosci o ti sembra di conoscere. Grazie, John. Non me l'aspettavo. Quindi salgono le quotazioni. Ma chi è? Ehi, professore! Siete lì! Coraggio, andiamo. Ehi, Taylor! Siamo qui! Non riusciamo ad aprire le porte! Nemmeno noi! Sarà chiusa a chiave! Proviamo a forzare insieme la maniglia! 3, 2, 1! Ah, beh, disesa! Taylor! Ehi, professore! Ehi, avete trovato qualcosa? No, proprio niente di utile.
Soltanto robaccia. Sei ancora convinta che dobbiamo restare divisi? Diciamo che adesso sono disposta a valutare altre opzioni. Sono contenta che vi divertiate. Personalmente penso che siamo nella merda. Hanno accusato la tua sosia di stregoneria, lo sai? Non solo accusata, ma anche processata e condannata. Dobbiamo scoprire cosa rischia quella donna e che cosa intendono farle. È una buona idea, ma come possiamo fare per scoprirlo? Da quella parte siamo già stati. Forse la risposta si trova nell'unica direzione che ci manca. Ma al diavolo. Andiamo, va. Andiamo a fare un'altra passeggiatina, va. Cosa? È una follia! Non possiamo permetterci di andare allo sbaraglio. Finora è stato un incubo, ma di certo ne usciremo. Sembri uno sfigato, ma in realtà è l'animo del guerriero. Ora siamo giù. La nebbia si sta infittendo. Il che non è un buon segno. Che cosa ci abbiamo in questa parte? Niente. Qualcosa di interessante? Fai una pausa? Vieni, va, cammina, va. Quella è rimasta sola. Non si vede un cazzo. È duratissimo. Santo cielo! Sembra catrame. Non voglio finirci dentro. Allora spostati, no? E vadi a dove guardi. Ok. Chi va prima? Ah, professore. Dici sempre che qui comandi tu, quindi... Lo stanno mandando a morire, praticamente. Ma sarà un piacere fare strada. Valutiamo le nostre... Forse opzioni. In questo caso prima dovremmo valutare le opzioni. Certo. Immaginavo. Andiamo. È vero che desidero scendere prima possibile. Ma non da qui. Ci serve un volontario. Va avanti, ti seguo a ruota. C'è incertezza. Facciamo. Non possiamo stare qui. È l'anno del Signore 1692. Siamo qui raccolti per assistere a un'equa esecuzione. No! Amy è colpevole di connivenza con il demonio. E sarà affogata in quanto strega e fattucchiera. Preghiamo in silenzio per la sua anima. Non ho peccato! Non sono una strega! Non merito di morire! Vi imploro! Che succede? Perché...
Perché sei uguale ad Angela? Le vostre parole sono sfuggenti per me, ma... aiutatemi! La vedo difficile, sorella. Il diavolo è nel vento. Corre dalla sua adepta. Vuole che si sciolgano le catene. Isaac, devi procedere senza alcun indugio. Bisogna attuare il volere della corte prima che sia tardi. Il maligno le dona forza. Legala ancora più stretta. Voi non potete farlo! Isaac, sono innocente! Interdetto della corte. Aiuto! Ricaccia la strega nel grembo del suo padrone prima che egli giunga! Little Hope è già perduta, corrotta dal male! Ma vi sbagliate non per opera di demoni o streghe, bensì avvelenata dall'interno! Non saranno certo gli arcani a salvarti. Non c'è alcun arcano! Il diavolo assume infinite forme, dovreste esserne a conoscenza! A Little Hope si è occultato dietro al velo dell'innocenza! Nei panni di una bambina, la mia accusatrice! Finché Mary avrà fiato in corpo per Little Hope, non ci sarà alcuna salvezza! Lì si nasconde il male, reverendo! Dovete scrutare in mezzo a voi! Isaac! Ciao! Ah! Arrivederci e grazie. È stato un piacere. Ma c'era la possibilità di salvarla? No, aspetta, fammi capire. Ma è morta? Ah no, là è. Ok. Vai, Angie, vai. Che hai visto? Dimmelo. Non so come spiegare quello che ho visto. Puoi lasciarci soli un momento? È stata un'esperienza spiacevole. In che senso? Dammi un attimo. Ma un attimo. A morta c'è! No, vabbè, ragazzi. È un incubo. Cioè, questi stanno in bilico sopra un ponte. Ok, andrò per primo. Non ragionare. Si è deciso. Va bene, voi due potete scendere. Ma che diavolo è? Si smuovono le acque. Oh, cacchio! Che cosa diavolo è? Scappate, via! La porta è! Via! Ma che schifo! Andate via da lì! Attenta! Merda! Non lasciarmi qui! Merda! Ehi! Ehi, dammi una mano! Ma dove? Resisti, forza! Soccorre, soccorre. Ora vengo a prenderti, un attimo. Dai, dai, dai. Andrew! Afferra la mia mano. Uccidere? Coraggio, veloce. Oh no. Che miseria! Forza! Su, aiutiamo Angela! Lui si è salvato! Angela! Forza, Angie!
che schifo! Cos'è quella cosa? Ora! Oh, ce l'hanno, gliel'hanno fatta, ragazzi. Ancora siamo tutti vivi. Questo sta a scrivere. Se sta a fare le mie memorie. Devo ammettere che Angela ha rischiato davvero grosso. Ha praticamente sfiorato una fine peggiore della morte. Non che ci sia nulla di così sbagliato nel morire. Madonna mia, che... È magnifico. Noto che sono ancora tutti vivi. Cosa che non era per niente scontata. No. Ora che la posta in gioco si è notevolmente alzata, possedere un'arma potrebbe rivelarsi molto utile. O mi sbaglio? Ma per ammazzare chi? Molti segreti non sono stati scoperti, sembra. Ma ormai è tardi. I ragazzi hanno delle interessanti teorie. Magari quella corretta è l'ipotesi di Daniel, secondo cui sono morti. Il mio sogno si prolungò oltre la vita. Oh, allora cominciò la tempesta per la mia anima. Mi pareva di varcare il fiume malinconico con quell'arcigno traghettatore di cui scrivono i poeti ed entrare nel regno della notte perpetua. Vabbè, lo sappiamo. È possibile, chi lo sa. Può darsi che l'autista abbia una risposta. Sì, ma dov'è? La situazione si sta rivelando sempre più confusa. Con questi sosia, streghe, fantasmi, morti e demoni. Ma che cosa può essere che unisce tutte queste creature? Immagino che lo scopriremo. Ho ricevuto l'autorizzazione a offrire un singolo suggerimento. Sì, uno vai. Solo. D'accordo. Faremo di nuovo appello al bardo per uno dei suoi criptici suggerimenti. Vai, siamo tutti orecchie. Lo conobbi una volta? Sì. Ho conosciuto tutti. Atto quinto, scena prima, dove Cleomene supplica Leonte di perdonare se stesso per aver causato la morte di Ermione. Or fate come fa il cielo, dimenticate il male, e con questo perdonate a voi stesso. Ma che è un gioco a premi, ma dai! Ma una cosa semplice, facile così... Ma procediamo. Per quanto la paura possa serpeggiare, è il momento di agire. Ho capito, ma se non mi dai un aiuto, una cosa... per Dio, ma a che servi allora? Questo solo ansia. Hai visto la ginnasta? Un attimo! Quello che sta venendo una sera. Ma si può sapere che cazzo era? Mai visto niente del genere! Era... come uscito da un incubo. Lo sguardo perso. Eri tu. Quella bocca spalancata. Per fortuna è andato via. Ho rischiato grosso. Se mi avesse raggiunta, era così vicino. Hai preso un bello spavento. E anche noi. Ma almeno siamo riusciti a scappare. Ma gli altri due? Non so come, ma so che grazie al cielo ho trovato la forza di reagire. Sei stata brava, molto brava. Ora voglio sapere cos'è successo alla mia sosia su quel ponte. Dobbiamo concentrarci sul presente. Non ha senso rivangare il passato. Adesso vi nascondete dietro al silenzio? Per non spaventare una povera donna? Voi sapete dove sono andati Taylor e Daniel. Non possono essere lontani. Ecco, sei soppappato. Andiamocene da qui. Ma anche subito, direi. Io? Acceleriamo il passo? Su, su. Possiamo andare? Non mi sento sicura. Ecco qua. Da questa parte che c'è? No.
Ma siamo al cimitero, ragazzi. Cioè, boh, giustamente, non è che potevano metterci un parco giochi. No, cioè. Non è che stiamo qui a fare un gioco divertente noi. Esame. Andiamo. Qui giace il corpo di Abraham Alastor. Deceduto il 13 febbraio del 699. Factum fieri infectum non potest. Beh, latino, ragazzi, dai. Sì, sì, si capisce, no? Avete capito? Era fatto, strafatto e ipotrefatto. Che stai a fare? Stai a pregare? Dai, andiamo. E su, John. Cazzo. Quella creatura mi segue ancora. Sembra che sia distante. Se non ci fermiamo andrà bene. Me lo auguro proprio. Dove stiamo andando? Ce l'abbiamo una direzione? O stiamo andando ad Culum? Ci sono tante cose qui da vedere. James Clark, padre premuroso, morto nel 72, ma chi se ne... Anne Clark, madre amorevole. Sono morti tutti lo stesso anno? Sono morti tutti lo stesso anno? 72. Ah, questa è la famigliola. Questa è la famigliola, ragazzi. Mi sa che è la famigliola Clark. Tania. Sì, 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 sì. Vabbè, sposta. Mi stupisce che qualcuno venga ancora qui per lei. Ma perché? Scusami, qual è il problema? E poi giustamente qua ci dovrebbero essere Andrew e Dennis. Vabbè, amorevole figlio, fratello è donato. Vabbè. Beh, e qui c'è Megan, la bambina. Che pena perdere qualcuno a quell'età. E sorella di Letta. Aveva 12 anni la bambina. Quindi non è che era piccolissima, eh. E sta a guardare quello. Andiamo, va. C'è qualcos'altro. Per favore non comparite improvvisamente, eh. Cos'è? Un amuleto? Interessante. Segreto trovato. Vecchio amuleto del sole trovato accanto a una panchina del cimitero. Wow. Quindi qua di strada ne dobbiamo fare parecchia. Dobbiamo trovare un sacco di roba. Andiamo? Gli altri dove sono? Non lo so, vediamo. Forse ho la sensazione che qualcosa può essere sfuggita, che ancora non l'abbiamo visto. Mi pare troppo facile uscire da sto cimitero. Vabbè, va. Tutte le strade riportano indietro, per cui... ma questo ce l'abbiamo visto. Stiamo tornando indietro, ragazzi. Mi pare che stiamo facendo il giro giro tondo, eh. Ecco. Oh, c'è una porta. Guarda, lei è a casa sua. Meglio allontanarci da quel ponte. Io dico di allontanarci il più in fretta possibile da quella creatura orrenda. Daniel e Taylor avranno avuto la stessa idea. Ah!
Nascondiamoci, presto! Io dico che è meglio se non ci vede. Continuo a ripensare alle parole di quella donna. Per fermare i fatti di Little Hope, bisogna fermare la bambina. Parlava con te o si rivolgeva ai suoi? Non saprei dire. Coraggio, andiamo. Entrò a dare un'occhiata. Solo? E c'è qualcuno sempre che ci segue. Allora, sono vivi ancora, meno male. Vabbè, ce ne saremmo accorti comunque. Siamo noi a decidere del loro destino. E mi pare anche... Come stai? Spero che quel... quel mostro non ci stia seguendo. Per me non si farà più vedere. E che cosa te lo dice? L'importante è che restiamo vicini. Come mai sei diventato improvvisamente così affettuoso? Sii più preciso. Quanto vicini intendi? Madonna mia, ma è il momento? Così? E il luogo? Non così. Ascolta, vicini. Taylor, magari non così vicini. No. Mi pare il caso. Da dove gli è uscita questa torcia? Fammi capire. Cos'è stato? Niente, credo. Ho sentito qualcosa. Io sono stato. Witch Trail. Tour storico di Little Hope, sentiero delle streghe. Vabbè, sentiero delle streghe. Ci mancava. Non è che noi ci facciamo mancare niente. Questo tour panoramico qui al museo. Non mi piace affatto. Cambiamo strada. Si passa solo da qui. Allora. Bel sentiero turistico. Spero di non tornarci mai più. Città vista dall'alto. Cartina turistica, va bene. Comunque, qui la situazione rimane sempre abbastanza stabile. Sono tutti in una via di mezzo in questo momento. Ehi, vieni qui. Devi vederlo. Un altro ponte. Quel mostro potrebbe essere ancora qui, dentro all'acqua. È impossibile, ormai l'abbiamo seminato. Per forza. Tu dici? E dai per scontato in un ambiente come questo. Merda! Del genere? Vai avanti tu, ok? Tu pesi la metà di me. Viene da ridere. Vai per prima. Non attraverserò mai questo ponte pericolante. Se vuoi raggiungere gli altri, non c'è scelta. Bene. Andrò avanti io, seguimi. Sempre che il ponte non crolli. Sì, d'accordo. Lo scopriremo presto. Il ponte non è crollato. No. No, allora, veniva da qua. Siamo sicuri che vogliamo andare là? Hai visto? Sì.
si ritiene che questa lapide indichi il luogo in cui fu sepolta la prima persona giustiziata durante i processi alle streghe di Little Hope. Ecco, tanto per essere contenti e felici. Andiamo via. Tieni giù quelle mani! Silenzio, ti prego. Mary! Sono qui, Tabitha! Che ragazzi, mi si è rizzata la pelle. La fonte di ogni male si trova qui. Quella bambina è malvagia. Io non capisco. La mia adorata Amy lo ha rivelato giunta in punto di morte. Per porre fine al male, Mary deve essere fermata. E tu chi saresti? Perché somigli tanto a John? Temo di non saper rispondere. Forse io stesso sono vittima di sortilegio. Oh, eccola qui! L'ho trovata! Oh. Come l'hai ottenuta? L'ho creata con le mie mani. Lasciala a me per il tuo bene. A Little Hope covano in segretezza sospetti e tradimenti. Nessuno di noi è al sicuro. Ma questa persona è più carina. Io ti imploro! Vorrei tenerla! Proprio in questo momento ha una faccia incredibile. Non parlano. Rimasti sconvolti. Niente. I telefoni non vanno. Bene, questo significa che siamo intrappolati qui. Novità degli altri? No, nessuna. Spero solo che stiano bene. È strano che l'autista non si veda. Dove può essere? L'uomo del mistero è diventato più misterioso della bambina. Perché non ci lasci in pace? Madonna, credo... ragazzi. Sembra quasi che voglia essere seguita, sai? Se la seguiamo, potremmo metterci in pericolo. Forse è una trappola. Pensa a quelle due bambine. Una è del passato, mentre questa appartiene al presente. Magari la bambina che abbiamo visto è un'immagine speculare di quella del XVII secolo. Non aspettiamo Daniel e Taylor. Se avessero preso questa strada, sarebbero qui. Sta in guardia. Chissà cosa ci aspetta. Ehi, aspettaci! Non te ferma. Via! Corbaccio. Angela? È Angela. Disgustoso! Angela? Togliti da là, Angela. Ragazzi? Angela. Ci siete? Ci siete, sì. Angela? Dai una bella bella. Aiutatemi! No! A me non mi dispiace se lei ci resta lì, però... Guarda lei comunque, è aggressivissima. Che fai, passeggi? Esci immediatamente. Madonna mia, sono una vergogna. Non si ferma. No. Angela, oh mio Dio. Più spedita, tesoro. Angela, vuoi andare avanti? Sbrigati immediatamente.
passeggia questa. Che mazza di situazione. Ma che è morta? Angela! Merda! No! No, no, si chiama Angela. Non si meritava questa fine. Ma non è detto che sia morta, non l'abbiamo. Siamo rimasti io e te. Almeno finché non arrivano Taylor e Daniel. Ma non è detto che sia morta, ragazzi. Ehi! Qualcosa sta bloccando la porta. Potresti darmi una mano? Nessuno? Si può? Ragazzi, però Angela non può essere morta. Dai. Non l'abbiamo manco visto. Non può essere, ragazzi. Non ci credo. Questo sembra un museo di qualche tipo. Si trova lì. Tranquillo. Non mi piace per niente. Fai molta attenzione. Non voglio che qualcun altro faccia la stessa fine di Angela. Ne sei proprio sicuro? Farò tutto quello che serve per proteggere entrambi. Appena usciti da qui, raggiungeremo gli altri. Sempre se ne usciamo vivi. Positività a 2000, alle stelle. Perché quella bambina gira sola? È strano. Avrà qualcosa a che fare con Mary? Sicuramente. Ma non ho ancora capito in che modo e perché. C'è qualcosa qui? Oh, occhio a questi, sono animati? Eppure qualcosa mi dice che qualcuno di questi si muoverà. Ma sono tutti impiccati. Mamma mia, ragazzi. Questa chi è? Ah, lei, Angela. Amy, infatti, Amy Lambert. Fu accusata di stregoneria da Mary Milton, che affermò di averla vista volare su un ramoscello di salice. Quando la corte le riferì che Amy era stata avvistata a molti chilometri di distanza, Mary dichiarò che le sue labbra si muovevano come se bisbigliasse con non so chi. E allora ho capito che quello era un demone con le fattezze di Amy. Carver accolse il resoconto come prova spettrale. Vabbè, no, questa è la storia che noi sappiamo. E questa è stata, per l'appunto, fatta affogare. C'è qualcos'altro qui? Ecco, la bamboletta, fantastica. Enclosed puppet. Si ritiene che la bambolina qui esposta possa appartenere a una bambina del tale. Guarda che cosa c'è! La famosa bambolina. L'ho già vista prima. Dove? Lungo la strada del bar dove ci siamo fermati. Io e Angela l'abbiamo raccolta da terra pochi minuti prima che incontrassimo Mary. Interessante. È stata lei. Dici che volesse portarci qui apposta per questa? Può darsi. Guardiamo con più attenzione. Che diavolo, professore! Ho sentito tante di quelle storie che raccontano di come gli spiriti si legano agli oggetti. Ma certo, nei film. Vedi di andarci piano. E se fosse in qualche modo legata allo spirito di Mary? La bruceremo. E così potrebbe essere che finisca tutto. Ma la bambina si arrabbierà? Vedila in questo modo. E se bruciare la bambola facesse infuriare di più la bambina? Hai ragione. Magari potrebbe anche essere. Ma facciamo incazzare. Non è buono per nessuno. No, di qua. Pronto per il trasferimento. Queste famose corti
infatti, dove facevano praticamente i processi alle streghe, eccetera, eccetera. Interessante. Da questa parte? Che cazzo sto gatto nero che ci perseguita, porca miseria. Oh raga, però così no, ah, non mi potete far saltare in aria in questa maniera. Caloca. Di qua si esce. Non c'era altro? Dove si è cacciata la bambina? Prima ci porta qui, poi scompare. Forse il suo piano era proprio questo, condurci alla bambola. Ha funzionato? Non ne sono sicuro. Troppo semplice. È quasi scarico. Tanto qui non prende nulla. Resta in gruppo. Trovo un modo per raggiungere gli altri. Ci stiamo provando. Non è facile. Sentito? Forse. Ma che? Ho sentito qualcosa, non so cosa. Ragazzi! Professore! Siete qui dentro? Perché non ce ne andiamo? Dove sono gli altri? Si saranno persi come noi. Ci staranno cercando? Forse. Ad Angela non verrà mai in mente di cercarmi. Questo è sicuro. È vero, ha un brutto carattere. Ma non è cattiva. Ne sei proprio sicuro? Sì, la conosco da tempo. Da molto più di voi. E che fanno? Mi gioco... $10, non c'è nessuno. Io non mi avvicino. Comunque, è l'unico edificio che c'è in zona. Cerco un'entrata? Sì, come l'hai cercata per entrare nel negozio? Fai lo scassinatore come hobby? No. Ma in una vita precedente sì. Trovare l'accesso all'edificio. La porta mi sembra fin troppo scontata. Magari usare questo carro, arrampicarsi da qualche parte. Non sicuramente qui, quindi andiamo dall'altra parte. Presumibilmente. Mi viene da pensare. Esatto. Qui? Troppo easy. La porta principale io non c'ho manco... la finestra. Ehi, Taylor, guarda qui. Vedere cosa? Ma pare abbandonato da parecchio. Oh, già. E mi davi $10? Eh no, non ho accettato la scommessa. Ah. D'accordo. È allentata. Posso forzarla in un attimo. E vai, va. Se vuoi litighiamo su chi deve entrare per primo. Ma sappiamo come finirà. Giusto. Malissimo. Di certo. Ma che cosa? Oh, cazzo. Ehi, vacci più piano, non si picchiano i manichini. Simpatica. Su, vieni dentro. Ci sono i manichini, allora vuol dire che siamo al museo. Forza, di qua. Allora sì, ci devono essere anche gli altri. Ma questi manichini impiccati che si muovono? Sembrano così veri. Fanno paura. Che c'è? Forse io ho visto qualcosa. Ho visto pure io. Dove te ne vai?
È una pessima idea. No. La volontà, senza neanche provarci, ragazzi. Taylor? Dove sei? A bambolo non c'è più, ragazzi. Avete visto che a bambolo non c'è più? A bambolo non c'è più. Sei tu? Taylor! Taylor! Ma questa già l'abbiamo vista, ragazzi. Rinuncia ai far singoli. E il tuo re, l'unico e onnipotente signore. Taylor! Stai bene? Cosa succede? Andiamo! Meno male. Che è successo? Sentivo parlare. Avevo di fronte me stessa e lei mi guardava. Era vestita e parlava in modo strano. Io non capisco. Non c'è niente da capire. Scusa, dovevo esserci. Questa donna, quella che mi assomiglia, l'hanno portata via come se fosse una criminale. Merda. Andiamo via subito. Concordo. C'era qualcosa che brillava. Ah, poi ci siamo già stati. Ah, c'era qualcosa. Ricordo. Oddio, premonizione. Premonizione. Magia nera. Ma di qua non si esce, ragazzi. Ci deve essere un'altra via d'uscita. Cazzo. Ma io non vedo. Non mi ci fa andare nell'altra stanza. E non ci fa neanche uscire. Oddio, comincio ad avere paura. Allora. Anche tu? Attesto la realtà degli orrori a cui ho assistito prima del giorno del Signore. La signora Amy, presso l'albero di Frassino, si è intrattenuta con Samuele il Nero. Raga, ma che è una storia... Dai, uno spirito... Ah, uno spirito con fattezze di cane che parla con voce umana, poi ha girato 3 volte sul posto e ha accettato di servire lo spirito e condurgli i bambini del villaggio. Poi ha cucito un fantoccio e lo ha incantato per maledire chiunque provasse a fermarla. Queste altre nefandezze ho visto con i miei occhi. Se
febbraio 25 1692 Simon Carver. Vai, va, c'è la porta. Questa l'abbiamo già visto. Vieni, qui si esce. Vabbè, comunque non siamo molto distanti dagli altri, eh. Oh, salve. Per caso la situazione si è fatta più chiara? Quella cosa, o come definirla, persiste nel tormentare Angela, senza sosta. Ma è viva? Voglio augurarmi che stia bene. Vorremmo capirlo. Dove vai? Che fai con quel punto ruolo? Ah, un'altra occasione persa di armare l'infelice scolaresca con qualcosa di utile. Ma li vuoi morti? Servirebbe una maggiore attenzione. Basta con le distrazioni. Ma voglio rendermi utile, offrendo un piccolo aiuto. Ok, sì. Sì, sì, lo voglio, lo aiuto. Vediamo un po', come potrei spiegarlo? Non come ciascuno prima. Di noi ha i suoi demoni, che sono intimi e personali, e che spesso nascono dal rimpianto. Ma che vuoi dire ogni volta? Concludo adesso con le sagge parole di un grande drammaturgo irlandese che un tempo conobbi, credo a Parigi, ma certo. Mai giudicare qualcuno troppo presto. Ogni santo ha un passato, ogni peccatore ha un futuro. Madonna mia, è soltanto una bambina. Enigmistica. A risentirci presto. Abbiamo avuto. Va bene, signori, io direi che ci possiamo fermare qui per quest'altro video. Proseguiremo la nostra storia nella prossima puntata. Al solito fatemi sapere, ragazzi, se questa serie vi sta piacendo o meno. Pollicione in su, iscrivetevi al canale, mi raccomando, perché Lupus the Second Sight ha bisogno di voi, bisogno di nutrire questo canale con più followers possibili. Quindi noi ci vediamo comunque alla prossima e un abbraccio a tutti. Ciao!